7 dicembre 43 a.C. Muore Marco Tullio Cicerone, grande oratore, scrittore e politico dell'antica Roma. La sua fama è giunta sino a noi grazie alla sua straordinaria eloquenza e ai suoi scritti, che costituiscono un modello imperituro. Figura complessa, teorizzò e cercò di realizzare un ideale di humanitas e visse secondo questo ideale. L'uomo di cultura capace di coniugare sapienza teorica ed esperienza pratica, impegni di studio e cursus honorum. Nato ad Arpino nel 106 a.C. da una famiglia agiata, grazie alla solida formazione filosofica e retorica e alle doti personali, divenne un protagonista della scena pubblica. In politica era conservatore, allineato sulle posizioni del Senato. La sua vastissima produzione comprende orazioni, opere filosofiche, opere retoriche, epistole e scritti minori, tra cui traduzioni dei filosofi greci e componimenti poetici. Il suo stile, nitido e armonioso, ricco ma non sovrabbondante, mirabilmente capace di adattarsi ai temi più diversi e ai differenti destinatari, fu oggetto di ammirazione sin dall'antichità e per secoli rimase il paradigma nell'insegnamento della lingua latina.